24 marzo, oggi è la Domenica delle Palme, oggi iniziamo il tempo più santo di tutto l'anno liturgico. E ovviamente in questi giorni della Settimana Santa parleremo di questo mistero della Pasqua, di morte, di resurrezione di Cristo, della sua passione, della sua sepoltura, dell'ultima cena, questo scrigno, l'ultima cena di avvenimenti salvifici in cui Gesù ha istituito buona parte dei sacramenti, tra cui il sacramento dell'ordine e quello della confessione e poi quello dell'Eucarestia, che è il sacramento per eccellenza della sua presenza. Quindi non parleremo dei santi, ma parleremo del santo dei santi che si è fatto uomo. E la sua vita ha raggiunto il suo vertice, il suo fine, proprio nel momento in cui egli amò i suoi fino alla fine, come si dice al capitolo 13 di Giovanni parlando della lavanda dei piedi. Gesù, ci ha amati fino alla fine temporale della sua vita terrena, ma fino agli estremi delle possibilità umane, e nel suo amore umano, naturalmente, che è un amore infinito, traspare l'eternità e l'infinità e l'immensità di Dio. E cercheremo anche di addentrarci in alcuni aspetti particolari, risvolti particolari della passione, soprattutto nei primi 3 giorni della Settimana Santa, se si esclude quello di oggi, che cioè lunedì, martedì e mercoledì santo, in cui c'è questa figura di Giuda che risalta nelle divine scritture. Ebbene, la Domenica delle Palme è detta anche Domenica di Passione, perché è l'unica domenica in tutto l'anno liturgico in cui si legge la passione di Gesù Cristo, che poi è il nucleo, insieme alla risurrezione, dell'annuncio cristiano, del kerygma, come si dice con una parola greca, kerygma da kerygmos, che vuol dire annuncio, io annuncio, e kerygma è l'annuncio, il nucleo del messaggio cristiano. E infatti ci dicono gli esperti di Vangeli che il nucleo iniziale dei Vangeli è stato proprio il racconto della passione e della scoperta poi del sepolcro vuoto. È l'unico giorno dell'anno in cui si legge tutta la passione con un ciclo triennale, tenendo conto che il Venerdì Santo si legge, sì, sempre la passione di Giovanni, però il Venerdì Santo molti non possono partecipare alla messa o comunque non partecipano. Invece, nella sapienza pedagogica, liturgica della Chiesa, la domenica è obbligatorio per tutti partecipare e quindi la Domenica delle Palme è detta in Passione Domini perché vi si legge tutta la passione ciclicamente, secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, e invece il Venerdì Santo di ogni anno si legge sempre la Passione secondo Giovanni. E poi ecco la celebrazione delle Palme, è una celebrazione composita, ricca, perché prima ancora di leggere la Passio, quindi di avere questa liturgia della parola particolarmente ricca, perché c'è la prima lettura, il Salmo, la seconda lettura e poi questo Vangelo lunghissimo, no? Proprio per assaporare nella sua drammaticità anche lacerante tutto quanto il Signore ha patito per noi nel suo fisico, ma anche nella sua psiche, pensiamo al Getsemani,
e anche nella sua statura morale, pensiamo al tradimento, no? Degli amici, degli apostoli, alla fuga, al tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, l'abbandono di tutti. Però c'è anche un'altra celebrazione previa nella Domenica delle Palme, che è proprio la lettura del Vangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, in cui appunto tutti e tre i Vangeli sinottici, ma in qualche modo anche Giovanni, parlano di questo ingresso di Gesù a Gerusalemme in cui la folla dei discepoli lo acclamavano come lo acclamava come l'umile re messianico che prendeva possesso del suo regno, della città santa di Gerusalemme. Quindi di solito all'aperto viene letto il Vangelo, ciclicamente anche questo delle palme, poi c'è una processione e poi c'è l'inizio della messa vera e propria ed è una celebrazione molto molto sentita dal popolo cristiano quella delle palme, anche a motivo del fatto che c'è questa benedizione dei rami. E questo ci fa riflettere anche sull'importanza di avere oggetti benedetti in casa. Molti lo raccomandano, la Chiesa lo raccomanda, i santi l'hanno raccomandato. Per chi crede ai messaggi di Medjugorje, anche la Madonna, io ci credo, l'ha raccomandato quello di tenere oggetti benedetti addosso e oggetti benedetti nelle nostre case. Per esempio, le candele della candelora, i rami delle palme, i rami di ulivo delle palme, ma anche altri oggetti benedetti, immagini sacre. Ecco, non bisogna essere spiritualisti al punto da ritenere che la materialità non sia importante anche nella preghiera e nella vita cristiana. È vero che la fede ci salva, ma il fatto che degli oggetti materiali, rosari oppure immagini o la palma o la candela, abbiano una virtù particolare a motivo del fatto che sono stati riservati a Dio, quindi benedetti, questo è a immagine del fatto che Dio non ci salva, non ci ha salvato solo con lo Spirito Santo, ma si è fatto carne, quindi il suo corpo fisico è divenuto lo strumento di comunicazione della sua divinità, della sua potenza divina. E a immagine di questo anche i sacramenti sono la comunicazione di una grazia spirituale tramite un elemento materiale e anche i sacramentali, cioè gli oggetti benedetti. Allora, nella Domenica delle Palme contempliamo il volto tumefatto, pieno di sangue, crocifisso, coronato di spine del nostro Salvatore. Lo adoriamo e ci nutriamo, ci saziamo alla luce della gloria che promana da questo volto.